Sta storia che c'è la legge elettorale perfetta è una barzelletta. Non è vero. La legge elettorale non ha senso discutere sulla legge elettorale pensando che il mio modello è più carino del tuo. Mettiamoci in ordine, diciamo le tre cose che servono. Chi vince, vince. Chi vince, vince. Grande osservazione filosofica. No, in Italia non si sa mai chi vince. O meglio, non si sa mai chi perde, perché vincere vincono tutti. Chi vince governa, cioè chi vince ha i numeri sufficienti a governare per 5 anni. Chi vince governa senza inciuci, senza larghe intese, senza crocchi del giorno dopo. Hai vinto tu, sei responsabile. Hai perso, fai opposizione. Questo meccanismo è un meccanismo che è spendibile in vari modelli, in vari passaggi. È spendibile con il Mattarellum se lo scorporo diventa premio di maggioranza, 25% di premio di maggioranza. È spendibile se c'è la legge elettorale dei sindaci. Qualcuno di voi sta in un comune sotto i 15.000 abitanti? Sulle mani, tutti di Roma siete. A qualcuno? Qualcuno sta. Voi sapete che votate una sola volta per il vostro sindaco. Chi vince, vince nei comuni sotto i 15.000. Nei comuni sopra i 15.000, l'avete visto anche a Roma quest'anno, c'è il ballottaggio. Cioè vanno in 7-8, poi i primi due fanno il ballottaggio, chi vince governa per 5 anni. La possibilità di fare una legge elettorale degna di questo nome c'è. Io trovo indecente che si debba costringere un deputato romano che risponde al nome di Roberto Giachetti al 58esimo giorno di sciopero della fame con un meccanismo che non è il mio, non mi appartiene, ma che trovo inaccettabile per la sordità delle istituzioni. Non so